Sono amico di tutte ma schiavo di nessuna, intervista a Giovanni Ciacci, che imperversa in TV e ora ci rifila pure un libro sulle barbe. Ci sono gay di serie A e di serie B in TV, alcuni di noi sono trattati come un fenomeno da baraccone, la barba? Mi interessa anche quella di sotto, dentro le mutande c'è la vera rivoluzione dello stile, la moda della barba hipster parte da Beckham. Mi ha raccontato un'amica che ci è stata a letto che è apostrofo. Berto prendendolo per Dagospia. Taglia e cuci, alla fine Giovanni Ciacci è riuscito a propinarci anche un libro sulla barba, edito da Vallardi. Come faccia a scrivere un volumetto all'anno è un mistero. A dare retta alle malelingue il suo talento è come quello di Bruno Vespa, tutto merito dei Ghostwriters. Ma noi non ci crediamo. Preferiamo pensare che ad accomunarlo al patron di Porta a Porta sia piuttosto la sua trasversalità e quello spirito democristiano che gli permette di passare le vacanze a Capalbio con la sua amica Barbara D'Urso, così come all'Argentario da Mirta Merlino, a Capri sia con Belen che con Stefano De Martino, fino a correre in sala parto da Caterina Balivo, della quale è badante anche nella trasmissione Detto Fatto su Rai 2. Come se non bastasse frequenta con la stessa disinvoltura Antonella Clerici, Carlo Conti, Mara Vergnet, Silvio Berlusconi, le parodi come la Fialdini, da Fabio Fazio a Maria De Filippi. Più bipartisan di così davvero non si può. Giorgio dice di essere amico di tutte e schiavo di nessuna, noi non riusciamo a capacitarcene. Come quando scopriamo che scrive per i settimanali di gossip diretti da Signoretti e Alessi, veri concorrenti, e per giunta lavora anche per Alfonsina la Pazza, per cui è protagonista della sua casa Signorini. Dicono che sia stato fidanzato per tanti anni con il patron di una famosa casa di moda romana e che se lo divideva con lo stilista fidanzato ufficiale nonché giudice in TV. La nostra soubrettina pare sia candidata a Ballando con le Stelle, altri giurano che farà parte del cast dell'Isola dei Famosi e lo danno certo anche a Pechino Express. Lui, intanto, puntualmente ci rifila un libro. L'ultimo è intitolato La barba, storie, leggende e falsi dei. Lo incontro a Lecco Milano, il locale cult dei gay milanesi, anche se lui ha dichiarato più volte che detesta la lobby omosessuale perché ci sono gay di serie A e gay di serie B. Come le barbe, quelle sopra e quelle sotto. Cosa volevi dire Giovanni con la frase ci sono gay di serie A e gay di serie B? In televisione l'omosessualità è ancora vista e vissuta come un fenomeno da baraccone. Io e Cristiano Malgioglio siamo considerati gay di serie B, due fenomeni da baraccone, esclusi da ogni lobby e detestati dalla comunità omosessuale italiana con attacchi su social continui. Ci vedono colorati, spensierati e non schierati in nessuna lobby. È vero ci sono gay di serie A come Costantino della Gherardesca, anche lui scrive libri eppure non viene attaccato così tanto. Ma come fai a passare da una star all'altra? Da un personaggio all'altro senza che nessuno si incavoli seriamente? Perché io sono amico di tutte, schiavo di nessuna.
perché hai scritto il libro La Barba. In realtà, oltre a fare un assaggio storico sulla storia della barba che è la moda del momento, mi divertiva scoprire la barba degli italiani sopra e sotto. Cosa significa la barba sotto? La barba sopra, quella che si vede per strada, è la moda del momento, portata dagli hipster e creata dai divi di Hollywood con barba in tutte le maniere, in tutte le versioni, in tutte le salse. La vera moda e la nuova tendenza sono le barbe dentro le mutande che sono tornate prepotentemente di moda nell'ultima stagione. Nelle barbe da uomo del viso l'ultima stravaganza è quella di tingersele con i crazzi color, colori brillanti e i più modaioli e i più stilosi adottano lo stesso sistema di tintura anche nelle parti intime. Come nasce la moda della barba degli anni 2010? Tutta colpa di David Beckham. La leggenda vuole, come ho scritto nel mio libro, che dopo anni e anni di depilazioni di barba, zone intime e di ogni pelo del corpo, David Beckham abbia rotto il suo contratto miliardario con una famosa casa di lamette. Per dispetto si è fatto crescere la barba. Da allora è diventata una moda seguita da tutti i calciatori e dai calciatori alle star di Hollywood. La moda è arrivata alla gente comune. Ti svelo un segreto, sai che una mia amica attrice spagnola che ha avuto una relazione con Beckham mi ha raccontato che pur avendo il barbone ancora è depilato. Ma la barba va di moda anche in politica? Barba di moda in questo momento è quella dei 5 Stelle, Grillo, Di Battista. Pensa che la leggenda vuole che Silvio Berlusconi odiasse la barba tanto da non farla usare a tutti i suoi membri del partito, come nelle sue aziende. Si ho scoperto un quadro del Cinquecento spagnolo dove è raffigurata una donna barbotta. Trovo che la femminilità della donna baffuta sempre piaciuta alla barba di Vladimir Luxuria sia un fenomeno da non tralasciare, ma non vissuto come un fenomeno freak da baraccone, piuttosto come fenomeno del cambiamento dei nostri tempi. Quali sono i colori più in voga per i peli pubici dell'uomo? In questo momento è molto di moda tingersi i peli di bianco o grigio, argento per l'uomo. Chissà se anche Gianluca Vacchi l'ha fatto? Mi raccontano amiche che ci siano grandi abbondanze sotto quel costumino bianco. Per le barbe delle donne, invece, il top è il viola, per le patite del fashion da abbinare alle sexy biancherie di Victoria's Secret. Un altro colore molto di moda è il citrone, ovvero un verde limone acceso, fosforescente che al buio si vede perfettamente. Anche per la donna il top del top è il bianco, sai che una mia amica stellare si pettina la barba intima con una luce di glitter stellare? Chi è secondo te il più barbuto tra le celebrità italiane? Secondo me la barba più bella d'Italia, sopra e sotto, è quella di Stefano De Martino. Chissà se Belen ha fatto fare le make saia no neanche alla sua barba. Come fai a lavorare con Signorini, Roberto Alessi e Riccardo Signoretti? I tre direttori del gossip italiano? Il segreto è raccontare sempre di barbe nuove. Importante che siano barbe degli altri e...